Allora, bentornate sul mio canale. Per chi ancora non mi conosce, io sono Enza, mi occupo di estetica e benessere e finalmente un nuovo video su una tematica nuova. Vi parlo di una nuova tipologia di massaggi o trattamenti, perché non si tratta solo di massaggi, entrano nel campo del benessere olistico. Che cosa significa la parola olistico? È una parola che deriva dal termine holos, che significa armonia tra corpo, mente e spirito. Quindi non è solo quello di dare benessere e armonia al corpo, ma anche alla mente e allo spirito, quindi alle emozioni della persona la quale sta ricevendo il trattamento. Ma prima di iniziare ti ricordo che se non sei iscritto al mio canale, iscriviti subito e attiva la campanella per non perdere tutti gli altri prossimi video. Inoltre ti ricordo che puoi seguirmi anche su Instagram e sulla pagina Facebook. L'olismo abbraccia tantissimo tutte le tecniche orientali, le filosofie orientali come lo yoga, la Ayurveda. Si va a lavorare tantissimo sul sistema energetico, sui chakra, sui cinque elementi e poi via via tutte quelle che sono le altre tecniche come cromoterapia, cristalloterapia, aromaterapia, che qualcuno già di voi probabilmente la conosce e ne ho parlato anche qualche volta in qualche video, e altre tecniche di rilassamento come training autogeno e riequilibrio bioenergetico. Ma entriamo nello specifico. Nell'ampio panorama dei massaggi, quindi tutti quelli che conosciamo, ce ne sono alcuni, quindi quelli con le tecniche olistiche, che aiutano ad eliminare ansia, stress, insonnia, tutti gli altri malesseri emotivi che si riflettono sul corpo e sulla salute dell'organismo. Il massaggio o gli altri trattamenti si basano sulla stimolazione dell'energia che circola dentro e intorno alla persona che lo riceve, che è coinvolta quindi nei disturbi fisici e psicoemotivi. Per abbracciare un po' questa nuova filosofia di pensiero dai quali nascono questi trattamenti e massaggi, bisogna un attimino allontanarci, o meglio abbandonare momentaneamente tutti i riferimenti medici tradizionali, perché qui in Occidente se parliamo con i medici ci dicono che dei trattamenti del genere non possono assolutamente andare a curare lo stress, l'ansia, l'insonnia, perché queste tecniche non sono riconosciute qui da noi. Sono invece riconosciute fin dai tempi dei tempi di paesi orientali e del Medio Oriente, secondo cui lo stato di salute di ogni persona dipende strettamente dalla sua energia interiore. Così appunto, come vi ho citato prima, nello yoga, nel buddismo, nel reiki e nella ayurveda. In queste filosofie si ritiene che l'uomo sia formato uno fisico dato dalle membra e uno sottile o aurico dato dalle emozioni, sentimenti, dai pensieri e dalla coscienza, collegati tra loro tramite i sette chakra. Ne avete probabilmente sentito parlare, magari se volete un video specifico sui sette chakra me lo dite qua sotto con un commento, lo farò a parte. Vi accenno già che sono dei vortici di energia. Secondo le teorie della medicina tradizionale orientale, qualsiasi stato di malessere psicologico e anche qualche disturbo dell'organismo indicano uno squilibrio del rapporto tra il corpo fisico e il corpo sottile. Blocca l'energia inferiore facendola fluire in maniera scorretta sia all'interno che fuori dall'organismo. Il massaggio dunque e gli altri trattamenti rappresentano così un metodo di cura, e ci tengo a sottolineare cura tra virgolette, appunto perché qui da noi non è riconosciuto, che aiuta a stimolare i chakra e gli altri punti di stimolazione energetica, così da riportare in perfetto assetto i due corpi, quello fisico e quello sottile, restituendo serenità, armonia e pace. Lo scopo di questi trattamenti è quello di ridurre fino anche ad eliminare tutti questi disturbi. Secondo queste teorie, questi studi, si dice che la discrepanza tra i propri sogni da realizzare, i propri desideri, le ambizioni e i doveri della vita reale si ripercuotono sull'energia interiore. Non riuscendo a continuare nella direzione desiderata, cioè quella appunto delle ambizioni, dei sogni e dei desideri, finisce per accumularsi e bloccarsi.
così appunto nascono degli scompensi e dei malesseri di causa psicoemotiva o psicosomatica. E quindi come obiettivo anche qui si dovrà riequilibrare il tutto, quindi il corpo fisico con quello sottile, per ridare armonia. E così i risultati ottenuti sono quelli di ridurre le manifestazioni di ansia, recuperare sonno regolare e profondo, ridurre lo stress e avvertire un senso generale di benessere e leggerezza. Ci sono altre problematiche che queste tecniche possono andare a risolvere, come gonfiore, debolezza immunitaria, intossicazioni, contratture muscolari, paure, traumi, stati di debolezza emotiva. Questi benefici si possono avere attraverso un massaggio olistico dove appunto la persona riceve delle manipolazioni e quindi si sente il tocco del massaggiatore, o nella maggior parte dei casi con altre tecniche tipo lo sblocco dei chakra, riequilibrio bioenergetico, cristalloterapia, cromoterapia. Non si sente il tocco del massaggiatore, ma il massaggiatore andrà a lavorare con l'imposizione delle mani, diciamo sovrapponendo la mano sopra, diciamo, la pelle, il corpo del ricevente. Non bisogna sfiorare, bisogna solamente sovrapporre, così senza mai toccare la pelle. Poi dipende, ognuno ha le sue tecniche, i suoi metodi, poi si spazia in base appunto agli studi, le tecniche, le varie accademie, le varie filosofie. Ci sono veramente tante teorie e tante tecniche. Io poi magari più avanti ve ne parlerò di qualcuna che pratico io, ecco, di quelle che conosco io. Ovviamente non sarà possibile ottenere con un solo di questi trattamenti un gran risultato o andare a risolvere il problema, ma saranno necessarie più sedute e sarà poi l'operatore stesso a definire quando a livello energetico ci sarà un equilibrio e quindi poter smettere. Non c'è un numero stabilito di sedute. Possono essere minimo 3 sedute, possono essere 10 sedute, possono essere 20 sedute. Sarà poi l'operatore del benessere, il massaggiatore olistico, a capire poi quando avrà raggiunto un equilibrio e comunicherà poi al ricevente, al suo cliente, che si possono interrompere i trattamenti. Spero che vi abbia fatto piacere, che io vi abbia parlato di questi nuovi metodi, che in realtà non sono nuovi, cioè sono nuovi qui all'interno del canale, ma comunque sono conosciuti veramente sin dai tempi dei tempi. Fatemi sapere appunto se conoscevate già queste tecniche, ne avevate sentito parlare, in un commento, e se voleste che io andassi ad ampliare sempre di più il discorso. Così magari al prossimo video che deciderò di fare su questo argomento vi parlerò dei 7 chakra. Ci vediamo alla prossima, un bacio grande. Mua.